ritiro che il periodo di decisione è errore, perché l'emendamento 23 si continua a essere errore, perché l'emendamento 23 è quello che riguardava, abbiamo solo detto se appena discusso che abbiamo fatto. Comunque, con questo emendamento prepariamo, noi proponiamo di aumentare la testa dei soggetti. La variante del lavoro urbanistico cassa la commissione di piano del soggetto abitabile e in qualche modo è dato una decisione che un'altezza che viene quantificata a altezza 1 metro, e con questo emendamento proponiamo di ampliare l'altezza del sottotetto da 1 metro a 1,70 proprio per lo stesso discorso con le stesse motivazioni che abbiamo detto prima, perché ci pare opportuno che il sottotetto debba in qualche modo avere la possibilità di essere utilizzato in maniera anche piuttosto agevole, anche per la forma di costiglio eccetera, e quindi proponiamo 80 centimetri in più che non crediamo devastino dal punto di vista urbanistico della città in qualche modo. Più agevole e sfruttabile un quadro della casa e molto spesso rimane utilizzato che non si sta funzionando quanto possa essere proprio per un discorso. Quindi per andare in conto a questo tipo di esigenze proponiamo di aumentare la spesa 1,80 e non 1 metro come avviene la materia. Se non ci sono altri interventi, Massimo Marcogini o un esperto. No, è un po' imbarazzante che mi avevano già parlato in questo argomento, però reintervengo, intanto per dire a Pasqua Luce, se non vuoi starci, ce la faccio il microfono, perché noi non abbiamo nessuna difficoltà a valutarla. Voglio ricordare che non è vero che noi facciamo, come dire, perdiamo del tempo, perché ancora una volta i numeri dicono che senza la presenza delle opposizioni in questo momento non si discuterebbe, invece noi stiamo fornendo il numero legale perché ci interessa parlare degli argomenti. E torno anche sull'aspetto legato alla questione della fuga tecnica, oltre che quella. Io credo che se è stato deciso un metro, questo 1,80 m, ci sarà una demotivazione. Se la scelta è prettamente politica, noi proponiamo 85 di più. Però se ci fossero delle intenzioni di legge, o ci fosse una razio che risiede appunto nella tecnicità dell'aspetto, a me interesserebbe sapere. Mi è dispiaciuto a me sentire l'assessore Matteoli che in qualche modo ha messo un po' la cappa sulla questione dell'intervento degli ingegneri Santoni dicendo ma la struttura tecnica è già lì. Io lo provo una volta, la provo una volta, non vedo. Perché secondo me dal momento che ci siamo, fare la discussione, come dire, se è vero che noi siamo così poco seri da fare ostruzione eccetera, alzate il dibattito proponendo e smettendoci i fatti. Non mi mancano certe argomentazioni su questi temi, tra le banche della maggioranza sono persone su questi argomenti potrebbero come dire, intrattenerci per delle ore perché sono argomenti che conoscono molto bene. Quindi trovo veramente spiacevole perché tanto fra gli interventi vostri e non farli e non farli potrà correrci un'ora e vedrete se ci fosse un intervento a parte vostra forse ne faremo nemmeno noi perché anche non è che vogliamo fare le 5 per incluso fare le 5, vogliamo discutere di argomento. Vorrei anche ricordare che ormai le 5, le 4 volte non si fanno più da molto tempo e l'altra sera avete avuto una dimostrazione sul fatto della cifra, il vostro atteggiamento sempre come dire perché al di là del sindaco dell'accordo più o meno le regole sono le regole. L'altra sera abbiamo dimostrato una volta garantendoci infatti discutevamo delle mozioni abbiamo voluto di fare anche l'argomento della cifra, quindi se ci fosse un po' di patto stasera magari qualche emendamento ci verrebbe detto dall'assessore Matteoli che sarà preso in considerazione dopo lo ritireremo, qualche uno magari la Santa Ingegneria Santoni dice vincerebbe della priorità lo ritireremo e qualche uno magari sì, no, dandoci delle garanzie, cosa ne non fa mai, ho detto più volte, io la gioverei l'autorevolezza del sindaco su altri argomenti rispetto al consiglio,
mattina, noi proponendo, diciamo così, in maniera, come dire, un po' concreta, un po' naturale, sanno il fatto che i cittadini verranno a sapere, e voi state lì ad aspettare, basta notare, per poi votare queste variazioni, che può magari metterci mano dopo per le situazioni, magari non ce ne dose, noi stasera abbiamo proposto. Favorevoli, chi è contrario?